Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video recensione perché vorrei parlarvi di un prodotto che ho provato ultimamente, che ho testato su di me e di cui vorrei darmi la piccola e breve opinione. Parto col dirvi che questo prodotto non mi è piaciuto e vi dico subito di cosa si tratta. In realtà lo vedete nel titolo e sto parlando di una tinta per capelli, in particolar modo sto parlando di questa colorazione. Quindi il marchio è Vital Care Vivid Color e io ho provato la colorazione Purple. Allora, in realtà prima di questa ho acquistato non una, ma ben due confezioni di questo prodotto che io in particolare ho trovato all'Iper, ma credo che potete trovarlo in altri supermercati, non vi so dire dove, però sicuramente Iper c'è, è comunque un prodotto da supermercato perché Vital Care come marchio lo potete trovare tranquillamente insomma al supermercato. Scusatemi se mi vedete un pochettino sbattuta, ma ho appena finito di lavorare, sono arrivata a casa. Dovevo fare qualche lavoro fuori nell'orto, però non so se vedete che c'è brutto, sta piovendo e quindi meglio così perché appunto primo ci rinfreschiamo un attimo, non devo innaffiare e bagnare fuori e terza cosa ho un po' di tempo appunto per registrare qualche video visto che sono un pochettino indietro. E quindi vabbè, trucco di stamattina veramente molto molto easy, base leggera perché adesso fa caldo e non ho tanta voglia di truccarmi. Sono anche un pochettino abbronzata perché ho fatto 2 giorni di mare, quindi ho preso un po' di sole finalmente. E sì, si vede, dai, cioè un pochettino abbronzata lo sono. E oggi sono rientrata al lavoro, è stato un trauma, quindi sono un pochettino sconvolta, ma non ci voglio pensare, torniamo a noi. Vi dicevo, siccome appunto quando magari sono in pausa al lavoro mi capita di andare insomma dentro lì per prendermi qualcosa da mangiare, quindi mi faccio i miei giretti e vedo un attimino quelle che sono le offerte. Prima avevo, non so se avete visto magari nei video, quando li ho decolorati, io ho sempre avuto i capelli praticamente castani così, tutto al più li facevo neri. O un leggero riflesso rossastro, mogano, quei colori lì, comunque cose molto easy e naturali. Mi piaceva molto il nero, che di solito facevo d'estate, quindi con l'abbronzatura, mentre di solito d'inverno tenevo il mio colore naturale. Circa 2 anni fa ho deciso di fare sta pazzia di decolorarli quasi tutti praticamente, diciamo che avevo più o meno tanto così dell'attaccatura, perché comunque non volevo farli tutti per questione di praticità, perché poi ovviamente la ricrescita e a me i capelli crescono stravelocemente, avrei dovuto continuare a ritoccarli. Quindi ho fatto un mix, quindi l'attaccatura diciamo scura, sfumato, diciamo grigio argento. Arrivare al risultato che volevo è stato abbastanza difficile. Dopo diversi tentativi ce l'ho fatta, quindi ho finalmente avuto questi cavolo di capelli grigi argento. Vi avevo in realtà girato un video dove vi spiegavo tutta la mia esperienza a riguardo e anche vi facevo vedere i vari prodotti che utilizzavo per poi mantenere quell'effetto. Purtroppo è uno dei video che è andato perso insieme a tanti altri purtroppo, e quindi è uno di quei video che devo rigirarvi. Sta di fatto che per tanto tempo ho cercato di mantenerli appunto sul grigio argento utilizzando diversi prodotti di cui vi parlerò in un altro video. Per cui quando all'Iper avevo visto questa colorazione sull'argento l'avevo acquistata, anche perché il prezzo mi sembrava molto buono perché veniva a 4,99 euro. Successivamente, senza averla provata, l'ho vista in sconto al 50%, quindi a 2 euro e qualcosa. Per cui ne avevo acquistato un'altra confezione perché comunque era uno di quei prodotti che funzionasse o meno, che comunque io andavo quasi sempre ad applicare sui capelli. Magari un lavaggio sì e uno no, proprio per mantenere l'effetto grigio e andare appunto a evitare che diventassero gialli. Quindi
quindi utilizzavo molto prodotti antigiallo, shampoo antigiallo, maschera antigiallo, balsamo antigiallo, colorazioni comunque sul grigio, argento, violaceo, in modo appunto da andare a sfreddare, diciamo così, comunque a rendere il pigmento del colore più freddo e neutralizzare quel giallo paglierino che butta fuori il capello decolorato quando non è completamente bianco. Io non sono riuscita ad arrivare a completamente bianco perché avrei rovinato troppo i capelli, ho già fatto tante deco. Quindi in certi punti in realtà il capello effettivamente è molto 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 chiaro. Quasi appunto bianco, ma non in modo uniforme, omogeneo e non soprattutto su tutti i capelli. E infatti anche ora si vede che ci sono zone in cui il colore ha preso di più, perché sono quelle appunto più chiare, bianche, e zone invece dove mi sta piano piano buttando fuori il marroncino, che sono quelle appunto dove che non è così chiaro, non è così completamente bianco e quindi torneranno sul giallino. Un giorno ho detto, mi sono proprio scocciata di continuare a fare l'antigiallo, proviamo a cambiare, visto che comunque sono decolorati, visto che ci avvicinavamo alla bella stagione. Questa primavera ho deciso appunto di buttarmi sul viola, quindi sono andata proprio dal parrucchiere, che comunque era più di un anno, no, un anno più o meno che non andavo, così gli ho dato una rinfrescata, gli ho dato una tagliatina giusto alle punte. Ho sistemato un attimino appunto il taglio e rifatto il colore, dicendo appunto al parrucchiere che li volevo fare sul viola, in modo che mi andasse a scaricare poi con un lillino, quindi un colore comunque sempre freddo che mi neutralizzasse il giallo. Così ho fatto, contentissima perché mi ha creato anche la sfumatura, quindi comunque sempre la mia attaccatura scura. Il viola molto molto intenso, sfumato in un viola più chiaro, che poi piano piano mi ha scaricato verso appunto il lillino. Potete trovare le foto se le volete vedere su Instagram. Vi ricordo appunto se vi va di seguirmi, visto che non ho molti follower su Instagram, mi aiutereste, mi fareste una gran cortesia. Quindi se vi va, seguitemi anche lì, trovate il link sotto. Comunque il mio nome è mar.t.na.mua, quindi Martina intervallato dai punti, perché Martina tutto unito c'era già, questo ve l'avevo già detto, e Mua perché appunto sono una makeup artist, quindi il mio profilo Instagram diciamo che prevalentemente è incentrato sul makeup, e quindi tutti i miei vari lavori di makeup fatti in negozio, fatti su di me, fatti sulle clienti, spose, non tutte perché poi per questioni di privacy bisogna anche stare attenti a cosa si pubblica. Nelle storie ho creato, diciamo, le storie in evidenza, come possiamo chiamarlo, storie skincare, dove potete trovare alcune cose che pubblico relative alla skincare. C'è ancora pochino perché devo fare un po' di ordine mentale, un po' di ordine nelle foto, comunque le troverete lì. E tra le varie storie, probabilmente anche nei post, ci sono foto sia dei capelli grigi che dei capelli viola. Dei capelli viola credo nelle storie, non nei post, se non sbaglio. Comunque, belli carichi all'inizio, pian piano hanno scaricato. Dopo circa un mesetto più o meno erano da ritoccare, diciamo, cioè o li lasciavo andare, li scolorivo, li lasciavo andare e sarebbero ritornati, diciamo, sul biondino, quindi le punte bionde che a me non piacciono, oppure, insomma, gli davo una ritoccata con lo stesso colore. Quindi, quando poi sono entrata lì e ho visto questa confezione con questo viola, che tra l'altro non questa parte qua, ma questa. Questo viola qui era praticamente identico a quello che io avevo all'inizio. Ho detto vado sopra e li rifaccio. Fa niente se non ho la sfumatura dal chiaro allo scuro. Pazienza, li faccio tutti uguali. Tanto comunque la mia deco non è uniforme, quindi non mi verranno mai uniformi. Però almeno gli do una rinfrescata e tiro via quel giallo che mi stava buttando fuori. E quindi appunto ho fatto questa colorazione. Non l'ho utilizzata tutta, perché volevo comunque tenerla per 2 volte, e circa infatti ne ho utilizzato più o meno la metà, forse poco più della metà. Questa appunto è la confezione.
Dietro, come sempre, riporta i risultati a seconda del colore del capello originale. Quindi, ovviamente, ti dice se ce l'hai molto chiaro, ti viene così, eccetera, eccetera. Fai che io ho alcune ciocche molto chiare, quindi così, e altre invece più o meno così, diciamo sì. Comunque, quello che vedevo qua era un bel colore. Per quello che costa, proviamo. Allora, io vabbè, non ho usato i guanti perché non ci sono dentro nella confezione e loro ti dicono di usarli, però qua non me li metti e io non avevo portata di mano dei guanti monouso, per cui ho fatto meno. La prima cosa che ho notato immediatamente andando ad applicare, sui capelli il colore era bello scuro, bello praticamente come la confezione, quel colore stesso che vedete la confezione, bello, bello intenso, ho detto prenderà molto bene. Verranno probabilmente anche belli scuri, ma va bene perché poi scaricano facilmente, poi comunque con questo caldo di questi giorni, in questo periodo, si lavano anche di più i capelli, per cui ci sta, almeno insomma mi scarica, ma non perdo subito tutto il colore, quindi anche se è un po' più scuro all'inizio può andare. La cosa che ho notato subito però era che le mani, una volta lavate, quando ho finito di applicare appunto il colore, erano blu. Blu, completamente blu. E dicevo, no, ma come mai sono così blu? Non riuscivo a capire, però vabbè, sai, il viola comunque formato dal rosso e dal blu, quindi si vede che è più intensa la componente blu all'interno di questo colore e quindi il rosso è andato via e mi è rimasta la mano blu. Però insomma, non mi sono fatta tanti problemi. Ho detto, vabbè, l'ho tenuta in posa mezz'ora, forse anche di più di mezz'oretta, sì. Dopodiché sono andata a sciacquare, li avevo prima lavati, avevo fatto uno shampoo veloce, asciugati velocemente, non del tutto, facciamo che a capelli umidi più o meno ho messo il colore, aspettato mezz'oretta e più e poi li ho risciacquati senza andare a lavarli, perché la volta prima, sempre con una colazione così sul viola, mi erano usciti praticamente verdi. Al che ho detto, magari è perché sbaglio io che vado a lavarli subito dopo, quindi magari tolgo proprio quella prima parte di colore che si deve ancora impregnare bene al capello. Quindi a questo giro ho seguito dettagliatamente le istruzioni, non li ho lavati ma li ho solo sciacquati perché li avevo lavati prima. Il risultato è stato un'altra volta non il colore che mi aspettavo, quindi il colore non era assolutamente così. Non era un viola, era viola lilla in certi punti, in certe ciocche, il resto era praticamente blu. Blu petrolio, blu, non c'entrava niente con il viola. Tant'è che infatti io vado al lavoro, la mia collega sapeva che avrei fatto questa e mi vede e mi dice: "Ma che cosa hai fatto? Scusami, perché li hai fatti blu?" Io ho detto: "No, cazzarola, non dovevano essere blu, cioè io li volevo viola, doveva essere viola." E invece sono usciti blu. Anche mentre io li lavavo, li sciacquavo, vedevo che l'acqua che scendeva colorata era rossa, rossa. Quindi io mi sono anche un po' spaventata, ma che cavolo di colore è? Probabilmente, non so io come diavolo sono formulati, però la componente blu di questo colore è molto più forte e più aderente rispetto a quella rossa. L'ho verificato sulle mani e l'ho verificato dall'acqua che scorreva nella vasca, che era rossa, quindi tutta la componente rossa del colore se n'è andata ed è rimasto il blu. Quindi i miei capelli erano praticamente blu. Io adesso provo a vedere se ho una foto. Cazzo, il telefono. Provo a cercarvi una foto sul telefono perché sicuramente c'è di quando li avevo appena fatti per farvi vedere. No, queste sono le spose. Dove sta? Allora, giusto per farvi vedere la differenza, questo è il viola. Spero che possiate vedere che avevo dopo che ero stata dal parrucchiere, quindi un viola bello intenso. Sì. Vedete, bello, bello, bello carico. Ecco, qua dalla coda si vede bene. Viola, belli. Poi, man mano ha scaricato, lasciandomi comunque qualcosa di rosso.
infatti, per esempio, già qui vedete che è un po' più scarico, però comunque un viola molto carino. Mi piaceva molto l'effetto, quasi di più che all'inizio. Poi, man mano scaricava, scaricava. Qui già stavano scaricando. Anche qui, vabbè, vedete quasi del tutto, però un po' ancora sulle lunghezze si intravede. E poi l'ultimo step erano così, quindi quasi più rosini, però carini. Dopodiché, colore. E vi faccio vedere un po' che diamine è uscito, no? Li avevo legati, dove sono? Eccoli qua. Non so se si vede. Aspettate che vi faccio vedere un'altra che si... Ecco, qua si vede un po' meglio. Questo è il risultato praticamente da subito di questa colorazione. Cioè, hanno un leggerissimo riflesso violaceo, ma è prevalentemente blu. Cioè, io dico, se io compro questa confezione e mi dite che è viola, io li voglio viola. Ok? Qua si vede che invece c'è, per esempio, un po' di viola, dove mi ha preso un po' di più il viola, e poi dei pezzi blu. All'inizio mi piacevano, quindi diciamo che va bene, ci può stare, mi piacevano comunque come colore. Però quello che non mi piace è che io li volevo così, quindi se uno compra questo prodotto e pensa di avere questo colore, rischia poi di ritrovarsi invece tutt'altro e questo invece non va bene, soprattutto quando va a scaricare, perché non scarica bene, ma scarica nell'azzurro verde e questo è il risultato dei miei capelli dopo non so quanti lavaggi. Qua dice dura fino 20 shampoo, io ne avrò fatti 6, 7, facciamo una decina circa. E questo è già il risultato. Anzi, ora ve li slego, che tanto questa treccia sta da rifare, tutta sembra una pazza, così vi faccio vedere bene. Cioè, non può essere, non ha niente di viola questo colore, adesso niente. Se all'inizio aveva qualcosa di violaceo ed era quindi un blu violaceo, che quindi ci poteva stare, questo adesso mi sta scaricando completamente nell'azzurro. A tratti verde, perché per esempio in questa ciocca qua davanti, non so poi io come saranno i colori nella videocamera, però vedete, questa qui davanti, che tra l'altro quella che si vede di più, mi sta andando sul verde olino, cioè è un verde acqua, azzurro acqua, che però mi virà un verde schifoso, cioè orribile, orribile, è proprio come quelli che fanno il blu, che ovviamente poi va via e quindi si ritrovano col capello verde, che si vede lontano un chilometro, che è una schifezza, cioè proprio fa schifo. Il verde fa proprio schifo perché lo fai o bello carico, quando vedi sti colorini così, sembra proprio che hai fatto il blu che sta scaricando e ovviamente il blu e il giallo che c'è sotto e buttano fuori il verde. Cioè, no, non va bene, non va bene. Allora, la parte bassa, ancora ancora, perché è un pochettino più azzurrina, vedete? Mentre la parte alta mi sta buttando fuori questo cacchio di verde. Non è proprio verde, però... veramente, fanno schifo. Non sono malissimo nel complesso, perché comunque fanno un po' fata turchina, così, no? Un po' col freddo, col colore freddo che comunque avevo sotto io. Hanno un po' di riflesso grigio, un po' azzurro. Qua purtroppo è un po' verde perché si vede che era più gialla la ciocca, quindi vedete, mi risulta un po' più verde. Non mi dispiace completamente, però niente, cerco di farveli vedere in qualche modo anche da dietro. Non so se si riuscirà a vedere. Non sono orribili,
però non è assolutamente l'effetto che avrei voluto e l'effetto che ti fanno credere di ottenere qui. Quindi, il mio voto, diciamo, per questo prodotto purtroppo non può essere sufficiente perché non esiste che io voglio fare un viola e mi ritrovo con i capelli blu, cioè è un altro colore. In più scarica male, perché comunque scarica come se fosse un blu effettivamente, lasciando perdere che a me comunque questo riflesso piace. Sono dell'idea che se una persona compra un colore, quello vuol fare. Se uno odia il blu, compra il viola perché gli piace il viola, non esiste che poi si ritrova con i capelli blu. Quindi purtroppo mi dispiace perché avevo tante aspettative su questo prodotto, anche perché costa poco, perché comunque è una colorazione che è veramente tra le più economiche sul mercato e adesso sappiamo come mai. Ci sarà un perché, ovviamente, una colorazione costa 5 euro e le altre magari costano 15. E quindi vabbè, l'ho provata, comunque userò ancora la seconda parte e darò un'altra passata e vediamo che pasticcio esce a mettere il viola sopra qui. Aspetto un attimo che scarichi ancora. E poi magari fra due lavaggi, anche perché vorrei vedere la durata, quindi solo che non voglio neanche avere dei capelli di merda, quindi per quanto voglio testare la durata e vedere come mi scarica completamente, non voglio neanche ritrovarmi con la testa gialla o verdolina, quindi adesso vediamo, comunque sicuramente questa la finisco e niente, queste sono le considerazioni riguardo a questo prodotto. Vi farò poi sapere come mi troverò con il grigio, perché il mio intento comunque è sbizzarrirmi un po' con i colori quest'estate e poi quest'inverno ritornare al grigio, quindi consumare, diciamo così, anche le colorazioni grigio che ho da parte e ne ho diverse. Mi sembra che ne ho 3 o 4. Ho anche un rosa ancora da fare, che probabilmente sfrutterò, sì, quest'estate sempre, vediamo, perché ovviamente adesso non posso, cioè se era un viola io potevo fare sopra il rosa, purtroppo adesso col capello così non posso fargli sopra il rosa perché viene una merdata, cioè non ho idea di che colore possa uscire, quindi credo che finisco questa, faccio scaricare completamente poi quello che esce, non so cosa uscirà. Dopodiché farò rosa, che è di un'altra marca, di Balea, e vedremo. Dopodiché tornerò appunto al grigio, quindi finirò anche le altre colorazioni grigie che ho in casa. Finite quelle, vediamo come mi gira, se continuare insomma con questa esperienza di colori o se tornare al mio colore naturale, quindi farmi un bel nero e poi lasciarli crescere, tagliarli quando serve, tornare insomma al mio colore naturale, vedremo. E niente, quindi queste erano le mie considerazioni su questo prodotto, spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato, se avete provato altri colori, che tipo di colore vi è uscito, quanto vi è durato, insomma, come vi siete trovate, fatemi sapere. E nulla, al prossimo video un bacione, ciao ciao!